Ciao a tutti poracci, come procede la vostra quarantena? Spero vada tutto per il meglio e che stiate sfruttando questi tempi bui per videogiocare il più possibile. A tal proposito, questo venerdì uscirà finalmente il titolo di punta del 2020 di Nintendo, Animal Crossing New Horizons. Il Life Simulator con tutta probabilità diventerà uno dei titoli più venduti su Switch, un po' perché il brand può contare su una grande fanbase coltivata in questi due decenni, ma anche per il fatto che c'è poco altro da attendere, per ora, sulla console ibrida. Quindi, se siete indecisi se acquistare o meno New Horizons, ho pensato di fare questo video per togliere alcuni dei dubbi che sicuramente vi saranno venuti guardando le anteprime del gioco. Prima di iniziare, colgo l'occasione per rimandarvi all'estensiva coverage che è stata fatta sul canale di EveryEye e a cui ho partecipato in prima persona. Troverete un po' di tutto, la recensione, la storia del brand e anche alcuni approfondimenti su personaggi e meccaniche di gioco. Insomma, se questo mio video susciterà la vostra curiosità, vi consiglio di continuare la visione anche su EveryEye.it. Inoltre, vi ringrazio tutti quanti per il continuo supporto e gli ottimi segnali di crescita di questo canale. Proprio la settimana scorsa abbiamo superato i 2000 iscritti ed anche se a molti sembrerà un piccolo traguardo, per me è un grande successo. E tra YouTube, il server Discord e le live su Twitch, rimango sempre più stupito dell'interesse dimostrato verso i miei contenuti. Grazie di cuore, poracci! Allora, io lo so perfettamente qual è il primo pensiero che passa per la testa a un videogiocatore che per la prima volta scopre il mondo di Animal Crossing. Questa roba non fa per me, è un prodotto pensato per bambini. E per quanto sia un'affermazione parecchio lontana dalla realtà dei fatti, per me come reazione è perfettamente comprensibile. L'estetica di Animal Crossing rischia di ghettizzare ogni suo capitolo, a maggior ragione se pensiamo che lo stesso giorno, il 20 marzo, arriverà sugli scaffali anche Doom Eternal. Da una parte abbiamo la possibilità di smembrare i demoni con la motosega, dall'altra l'azione più violenta è quella di catturare gli insetti con un retino. Aggiungiamo poi un preconcetto ormai radicato nella cultura videoludica, ovvero l'equazione Nintendo uguale prodotto infantile, che sinceramente non ha più un riscontro effettivo tanto nella libreria di Switch quanto nelle politiche della grande N. Ma si sa, i preconcetti sono duri a morire. Proprio per questo per me è inutile cercare di convincervi a tutti i costi che New Horizons sia un gioco da adulti, sarebbe ugualmente sbagliato e fuorviante. Quello che è fondamentale capire è che Animal Crossing è un'esperienza unica, che non ha un riscontro effettivo con altri titoli appartenenti allo stesso genere, e proprio questa sua unicità lo rende un gioco adatto a tutti. Ma com'è possibile? Beh, partiamo dal cuore dell'esperienza. In New Horizons, così come in tutti i capitoli che lo hanno preceduto, non c'è uno scopo preciso, una trama da seguire o un obiettivo finale. Il giocare fine a se stesso è il perno su cui viene basato tutto, e da buona replica virtuale della vita reale, l'unico modo giusto di vivere è vivere. Più che un life simulator, in realtà Animal Crossing è un community simulator, dove non è tanto la progressione dell'attività del personaggio a motivare il giocatore a proseguire, quanto l'interazione con gli altri membri della comunità. Mi spiego meglio, non abbiamo né la necessità di un The Sims, dove lo scorrere del tempo implica anche l'invecchiamento degli avatar, o l'attenzione alla produttività di uno Stardew Valley, dove il successo è commisurato all'espansione della fattoria. Ci sono sì tutti gli elementi tipici dei life simulator, come la personalizzazione della casa, la raccolta di materiali e il crafting di oggetti, nonché una grande attenzione al collezionismo che invoglia ad esplorare quanto più possibile, ma nessuno di questi fattori prevale sull'altro. Ciò che conta in Animal Crossing è la sensazione di far parte di una società che vive anche quando non la visitiamo e con cui sviluppiamo la necessità di interagire, senza alcun fine, se non quello di sentirsi meno soli. C'è una vecchia intervista a Katsuya Eguchi, uno dei creatori della serie, che svela una profondità non scontata dietro al concept di Animal Crossing. Nel 1986, il talentuoso Eguchi, appena laureatosi, decide di compiere il grande passo e abbandonare la sua città natale di Chiba per trasferirsi a Kyoto e lavorare per la Nintendo. Sebbene lavorativamente arrivarono subito grandi soddisfazioni, tanto che il giovane prese parte alla realizzazione di titoli importanti come Super Mario Bros. 3 e Star Fox, Eguchi ricorda quel periodo come un momento difficile della sua vita. Quell'anno fu dominato dalla solitudine, dal sentirsi come un pesce fuor d'acqua in un nuovo contesto, lontano dalla famiglia e dagli amici. E nel 2001 Animal Crossing nasce proprio dalla volontà di ricreare quella sensazione per esorcizzarla. Animal Crossing presenta tre temi: amicizia, famiglia e comunità. Ma il motivo per cui ho deciso di investigarle è stato il risultato di essermi sentito così solo quando sono arrivato a Kyoto.
Chiba è a est di Tokyo e abbastanza lontana da Kyoto, e quando mi sono trasferito mi sono allontanato dalla mia famiglia e dai miei amici. Facendo così ho realizzato che essere vicino ai propri cari, essere in grado di passare del tempo con loro, parlarci e giocare insieme era una cosa molto importante. Mi sono domandato per molto tempo se esistesse un modo per ricreare quella sensazione, e questo è stato il motore dietro al primo Animal Crossing. Va da sé che se l'unico obiettivo del gioco è quello di riflettere sulla solitudine e sul suo superamento, questo è un tema con cui tutti quanti, chi prima, chi dopo, si sono dovuti confrontare. E non voglio dire che Animal Crossing sia un gioco deprimente o incredibilmente maturo, perché è attraversato da numerosi sottotesti comprensibili solo agli adulti, anche se qualche backstory è abbastanza pesante, ma che è un tipo di esperienza aperta e malleabile, che senza imporre un corretto modo di fruizione e ragionando su un tema di valore universale, può diventare un'isola felice per chiunque. Nulla vi vieta di vivere New Horizons come un semplice collectathon, dove l'aspetto collezionistico soddisfa le urgenze dei completisti, o magari come house builder dove dare sfogo alla propria creatività da arredatore d'interni, o perché no, come relax dallo stress quotidiano, una seconda vita dove rilassarsi e allontanare la negatività. E in un periodo del genere di isolamento forzato, forse Animal Crossing New Horizons è proprio il gioco di cui abbiamo bisogno. Una possibilità di evasione dalla solitudine, ma anche una scuola per ricostruire una socialità che ci è stata sottratta. Nei piani di Eguchi, la connettività con gli altri giocatori ha sempre avuto un ruolo fondamentale all'interno della serie. Animal Crossing doveva essere il gioco che avrebbe riunito le famiglie in un'attività che molto spesso porta ad isolarsi e a ignorare gli stimoli esterni. In questo ci si è mossi sempre in modo rocambolesco, prima attraverso la possibilità di visitare i villaggi di altri tramite salvataggi su memory card. Poi sono arrivati i codici amico, il Wii Connect 24 con il Wii Speak, e la modalità multiplayer di New Horizons sembra affinare ancora di più la possibilità di interazione con i nostri amici visitatori. Quindi, a maggior ragione, per me bisogna ripartire da esperienze del genere. Dobbiamo abbandonare molti dei preconcetti che dominano le nostre vite da gamer, e non solo, per riuscire così a sperimentare qualcosa in grado di far riflettere nella sua semplicità. Non sentitevi insomma in colpa nel sentirvi attratti dalla possibilità di partecipare alla community di New Horizons. Non c'è nulla di più umano di voler trovare una soluzione alla propria solitudine. Io sono il Poro Michele, restate a casa, ciao!